Amiche e amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessandro Montano per questo appuntamento di mercoledì 21 febbraio 2024. Partono le nostre due ore a tema sportivo, parte soprattutto il giorno di avvicinamento a Napoli-Barcellona. Questa sera in campo alle ore 21, dopo aver visto le altre due italiane fare così bene in Champions, entrambi vincenti 1-0, entrambi in casa, la Lazio contro il Bayern di Monaco, ieri l'Inter che ha dominato contro l'Atletico Madrid, e quasi sembra come un peccato questo solo gol di vantaggio nei confronti dei colchoneros che sono apparsi davvero in difficoltà. Il Napoli questa sera contro il Barcellona, risentiremo le parole di Ciccio Calzona, nuovo allenatore degli azzurri, che ieri si è presentato con i toni giusti, utilizzando le parole giuste, soprattutto utilizzando anche le aspettative giuste. Poi andremo chiaramente anche a parlare tanto delle ultime informazioni, andremo a sentire anche le voci dalla Spagna, i colleghi che ci daranno tutte le ultime in vista del Barcellona. Soprattutto diamo il buongiorno a Pietro De Concilis. Pietro, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a te Alessandro, ben ritrovati anche a chi ci ascolta. Sicuramente una giornata importante per il Napoli, anche per motivi storici, se vogliamo, per il momento storico che è, per l'avversario che arriva al Maradona. E dicevi bene, anche sentendo la conferenza stampa live e anche poi registrata, risentendola più di una volta, di mister Calzona, ha utilizzato i toni giusti, è sembrato un uomo che sa dove è arrivato, in che momento è arrivato, con l'umiltà e la consapevolezza giusta, senza star lì a parlare troppo e a far voli pindarici. Di sicuro il Napoli deve dare una risposta stasera, prima di tutto a se stesso, prima ancora che agli addetti ai lavori. Napoli che, tra le altre cose, negli ultimi anni ha giocato col Barcellona già due volte, incrocio di Champions nell'anno poi particolare, spezzato dal Covid, l'andata in quel di febbraio e poi il ritorno addirittura ad agosto a stadio a porte chiuse, e poi ancora il playoff di Europa League qualche anno dopo con già Luciano Spalletti, con un Napoli travolto dal Barcellona che aveva ritrovato Aubameyang, Traoré, che aveva fatto un po' di lifting durante il mercato invernale. Oggi invece un altro Napoli, soprattutto ci verrebbe a dire è un altro Barcellona, perché dopo andremo a sentire anche la voce di Ignacio Oliva di Gol.com dalla Catalogna. È una gara a chi arriva peggio, questa tra Napoli e Barcellona, e credo che ci potrà dire lo stesso anche il nostro prossimo ospite tra pochissimo. Vi ricordo intanto di mettervi comodi, 380 127 2000, i vostri messaggi, le vostre sensazioni. Andremo chiaramente anche nel vivo di una giornata che poi ci porterà invece per le altre campane alla prossima di campionato. Dalle 13.30 parleremo di Salerno, andremo verso la sfida molto delicata contro il Monza, poi dalle 13.40 affronteremo le sette sorelle del Girone C di Serie C con i nostri primi ospiti. Dalle 14 ci faremo in due con lo speciale Napoli Punto Nuovo Sport. Oggi con me in studio, tra le altre cose, un super ospite nonché un amico delle nostre frequenze, però niente spoiler, magari più avanti diciamo qualcosina. Ci siamo allora con Ciro Troise, Corriere della Sera, grazie mille per essere nostri, Ciro. Buongiorno a voi. Ciro, un momento molto particolare perché questo Napoli-Barcellona ha tanti significati, quello di una gara importante per la stagione, quello di un esordio in panchina per Ciccio Calzona, quello anche di dover rispondere dopo un momento di crisi. Ti chiedo come ci arriva il Napoli, al di là chiaramente delle scelte tecniche, al di là anche di quelle che possono essere le ultime informazioni. Ah, ci arriva disperato, cioè in una condizione difficile, ci arriva decimo in classifica a fare punti col Torino, però ci arriva con una, non penso un caso, se non è unico, non so altri, più unico che raro comunque nel mondo del calcio, che è quello dell'esonero dell'allenatore alla vigilia della Champions League. Cioè, quindi, però in tutto questo ha ritrovato un allenatore che conoscono bene almeno l'80% dell'organico, che ha quelle idee di calcio che hanno fatto grandi di Napoli, e vediamo cosa accade. Stasera è difficile da prevedere, c'entra poco, hai fatto un allenamento e mezzo, perché poi non penso possa caricare molto, non abbia potuto caricare molto stamattina in quella alla vigilia proprio immediata della partita, e quindi è un po' difficile
da prevedere. Leggendo un po' la gara, è una partita dove un episodio positivo ti può infiammare, perché ti puoi aggrappare psicologicamente a questa partita come la liberazione da tutti i mali. Se è un episodio negativo ti può distruggere, perché sei già in difficoltà e puoi vedere la montagna che sia sempre più ripida, come scende poi il talento dei giocatori del Barça. Ecco Ciro, chiaramente ci arriva anche il Barcellona un po' disperato, magari non disperato quanto il Napoli, però sull'orlo di una crisi di nervi. Ieri in conferenza stampa toni anche molto duri da parte di Frenkie de Jong, toni che sono stati seguiti anche un po' da Xavi. Insomma, non è il Barcellona quello dominante che siamo stati abituati a conoscere, però è la Champions, la tradizione conta quasi quanto il momento di forma, e allora sono sempre quelli del Barcellona. No, sì, ma poi al di là di tutto, per fare proprio discorsi concreti, sono Ter Stegen, Cancelo, Pedri, Lewandowski, Gundogan, Lamine Yamal, in panchina recupera Sergi Roberto, João Félix, Vitor Roque, 2005 è costato 40 milioni di euro. Andiamoci piano quando raccontiamo le crisi di questa gente qui. Cioè, infatti non è vero male. Che la squadra, dopo il Frosinone, è la squadra che ha subito più gol nel 2024, però è anche una macchina da gol a livello offensivo, secondo attacco della Liga. Sono numeri interessanti. Dalla cintola in su, ma anche dietro. Dietro hanno avuto qualche difficoltà, hanno dovuto adattare Koundé terzino destro, ma hanno già Cancelo, che è uno dei più forti al mondo nel suo stanno adattando a sinistra. Ma comunque parliamo di una squadra forte, che il Napoli ha i mezzi per attaccare e colpire, ma è una squadra, basta un minimo errore e ti fa male. Del resto, con giocatori più o meno quelli, una squadra che poi viene buttata fuori all'Eintracht Francoforte in Europa League, al Napoli l'ha messo in crisi di identità per qualche settimana. Il Napoli di Spalletti, non questo qui, quello di Mertens, Insigne, Koulibaly, eccetera, eccetera, eccetera. Ciro, a questo proposito però ti chiedo, visto che è una squadra che può farti male da un momento all'altro e conosciamo anche le caratteristiche di determinati calciatori, ti chiedo se ti aspetti, visto anche il momento psicologico che non può essere messo in secondo piano in questo momento, se ti aspetti un approccio garibaldino del Napoli, oppure sarà un Napoli che invece aspetterà per poi cercare di ripartire proprio con il Kvaratskhelia di turno magari. Non mi aspetto una squadra bassa, bloccata, conosco Calzona abbastanza bene, non credo che possa mai fare una cosa del genere. Mi aspetto una squadra che provi ad essere squadra, citando proprio Calzona, quindi equilibrata al massimo possibile nelle due fasi, ma una squadra che non disdegnerà il proposito di attaccare quando ha la possibilità. Una squadra che proverà. Non credo possa fare pressing alto, forse è nato, perché non penso che Calzona possa fare il miracolo in un giorno, ma una squadra che andrà all'attacco quando avrà la possibilità, anche perché il Napoli deve farlo. Se ti metti dietro il Barcellona va attaccato, perché ti puoi far male, tanto se ti metti dietro prima o poi lo fanno, quindi devi prenderti rischi anche delle ripartenze altrui, perché poi non è un Barcellona completamente puro nell'identità storica del Barcellona, sta forte nelle transizioni in campo aperto. La Minna Malle è una, per esempio, ha un motore pazzesco, è una squadra che con tre passaggi va in porta, quindi è inutile stare dietro, è una partita in cui devi prendere rischi, anche perché un'altra chiave estremamente a mente libera, perché non è che il Napoli ora se ci riesce siamo tutti contenti, ma non può porsi il problema di risolvere una stagione balorda col Barcellona, no? La deve risolvere col Cagliari, col Sassuolo, certo. Tutte le prossime. Ecco Ciro, è anche molto interessante, sposo in pieno, come tra le righe hai sempre parlato di come sarà il Napoli di Calzona, non il Napoli dell'ex vice di Sarri, non del Napoli dell'ex collaboratore di Spalletti. Ieri chiaramente in conferenza stampa sono arrivate delle domande anche giuste e doverose per capire quali sono i legami con il passato, ma il passato resta tale. Ora è il Napoli di Francesco Calzona, punto e basta. Cioè va anche evitato un nuovo errore, cioè quello di mettere un'etichetta su un allenatore giovane, emergente dal punto di vista chiaramente dell'anagrafe sportiva, e non cadere nel trappolone, perché l'abbiamo già fatto due volte quest'anno. Sì, no, ma io tra l'altro parliamo del CT della Slovacchia,
cioè non ce lo dimentichiamo, che ha portato la Croazia agli europei. Quindi un'esperienza da allenatore già avuta. Parliamo di uno che fa il vice, sì, nazionale, ma non è che è facile fare un allenatore nazionale, anzi, certo. Quindi è un allenatore che ha una sua storia, ha una sua tesi fatta a Coverciano sulla linea difensiva, ha un percorso nelle categorie dilettantistiche, poi ha avuto la possibilità di lavorare con Sarri, Francesco e Spalletti, però è un allenatore, punto. Cioè, è uno che connesso con i tempi, è uno che sa lavorare da solo, da primo allenatore. Ciro, visto che ci stiamo interrogando anche su quanto le italiane possano far bene in queste competizioni europee, e finora obiettivamente Lazio e Inter hanno dato segnali abbastanza positivi, direi, contro avversari comunque temibili e importanti, attrezzati, ti chiedo se ti aspettavi Lazio e Inter così competitive, e se poi quelle che sono state le prestazioni delle italiane finora in Champions, ma anche in Europa League, guardando per esempio il Milan contro un Rennes obiettivamente modesto, in realtà se il Napoli poi, guardando alle altre, può anche sperare di fare lo stesso percorso o lo stesso risultato. Me lo auguro, dico, sono tutte partite diverse. La Lazio ha beccato un Bayern in grande difficoltà, ha fatto una grandissima prova a livello difensivo, ha sfruttato un episodio, sarà fortunata quando il Bayern ha sprecato delle occasioni. L'Inter deve rammaricarsi per aver vinto solo 1-0 ieri, quindi è una cosa diversa. Il Milan ha battuto il Rennes, che è una buona squadra, però parliamo di livelli nettamente inferiori al Milan, e guardando le scelte di Pioli l'Europa League è diventata evidentemente il primo obiettivo stagionale. La Roma ha pareggiato a Rotterdam con Feyenoord in un campo difficile e ha una grande occasione di passare il turno. Sono storie diverse, però questo percorso è importante anche per aggiungere un'altra speranza, che è quella del quinto posto, che sono uno di quelli là che non molla mai. Cioè, per me è allucinante, sento dire lontano lo vediamo quando è matematico, diciamo, no? Adesso non lo è. Quindi il Napoli può. Atalanta va due volte a Milano nei prossimi 4 giorni. Se le vince tutte e due va bene, ma possiamo pensare che può perdere punti tra Milano e Inter. Certo. Il Bologna può calare. E quello che conta è che il Napoli deve fare il Napoli, però. Assolutamente. Accade da molti mesi. Come scenderà in campo il primo Napoli di Ciccio Calzona? Ci salutiamo così, Ciro. Io mi aspetto 4-3, Meretti, Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anghissalo, Bottica, Caciusto, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Ciro, grazie mille davvero per essere stato le nostre, buon lavoro. Grazie a voi. Grande, grandissimo abbraccio al collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise. Noi ci prendiamo il primo stop and go di giornata, poi rientriamo per andare a riascoltare anche le parole in conferenza stampa, il meglio di Francesco Calzona, ieri, come prima volta da allenatore del Napoli. Stiamo ricordando come sempre il 380 127 2000 e andandoci anche a risentire il meglio di Francesco Calzona ieri per la prima volta in conferenza stampa da allenatore del Napoli. Volevo iniziare ringraziando la Federazione Slovacca nella persona del presidente Kovacic, perché mi hanno concesso questa opportunità di venire a Napoli. Li ringrazio tantissimo perché in merito è loro, dei giocatori della nazionale, e ringrazio anche il popolo slovacco perché mi ha manifestato grande stima. Ma si riparte da oggi, si resetta tutto, si inizia un nuovo cammino. Ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione, poche parole perché in questo momento abbiamo bisogno di fatti, per cui ci siamo intrattenuti pochissimo tempo e poi siamo andati subito in campo. È chiaro che il pubblico di Napoli è un pubblico speciale, però più che chiedere a loro dobbiamo essere noi a renderli orgogliosi, per cui il compito è per noi, più che chiedere a loro dobbiamo essere noi
a portarli, a renderli felici con le nostre prestazioni e con i risultati da ora in avanti. Ma Osimhen si è allenato, ha fatto allenamento con la squadra, chiaramente non è stata una seduta lunghissima perché c'era tante cose da fare, comunque si è allenato a pieno ritmo e sarà valutato come il resto della squadra anche domattina dopo l'allenamento. Ma un allenatore può cambiare poco, però noi non abbiamo tempo, dobbiamo accelerare questo processo di apprendimento, per cui io ai giocatori ho detto che non abbiamo più scusanti, dobbiamo migliorare la nostra posizione in questo momento, e poi è chiaro che Barcellona è una squadra forte. Barcellona è una squadra forte, passato qualche momento di difficoltà, però è una squadra forte, una delle più forti che ci sono in Europa, per cui chiaramente non abbiamo paura perché noi siamo il Napoli, va bene, però nessuno può nascondere che giocano grandissimi giocatori e hanno un top allenatore. Ma io ho lavorato con due, tre grandi allenatori, perché includo anche Di Francesco, che stimo moltissimo. È chiaro che mi hanno trasmesso tantissimi concetti che chiaramente mi aiuteranno nel mio proseguo. Poi chiaramente ci ho messo del mio, ci metterò del mio, però per me sono stati tre allenatori importanti. Beh, chiaramente sono contento quando sono arrivato in tangenziale, mi è salita l'adrenalina. È chiaro che il debutto è importante, subito con una squadra importante, con un avversario forte, però tutto questo non mi spaventa perché il Napoli è una squadra forte, deve ritrovare alcuni concetti, però è una squadra forte, e questo mi rende felice. Queste le parole di Ciccio Calzone in conferenza stampa. Sei convinto? Guarda, c'è una cosa che in realtà mi convince: l'attenzione nella voce, perché si sente quanto sia pronto, quanto sia anche dentro al carro armato in questo momento. Poi ci sono tante incognite, per esempio tante parole che sono venute fuori anche da Giovanni Di Lorenzo, sì, sul momento della squadra. Ok, ci sentiamo tutti responsabili, però poi andrebbe aggiunto, il problema è che anche in campo andrebbe mostrato, non che il Napoli e i suoi professionisti non mettano l'impegno che devono, perché quello è assolutamente scontato, però chiaramente c'è un approccio diverso, c'è anche forse una fame inconsciamente diversa rispetto allo scorso anno. Calzona arriva a Napoli chiaramente per riprendere in maniera disperata, no, il quarto posto, perché poi assolutamente non l'abbiamo fatto sentire Pietro, però ieri raccontava anche un po' di quello che gli aveva chiesto De Laurentiis, del suo obiettivo. C'è una frase che secondo me deve essere l'unico metro di giudizio per Calzona: se non riuscirò a dare almeno un'identità a questa squadra, come ho sempre fatto nella mia carriera da secondo e anche da CT della Slovacchia, allora avrò fallito. Ecco, sei d'accordo con me che questo deve essere l'unico metro di giudizio? Cioè, un Napoli che è arrivato al 21 febbraio senza né capo né coda, ed sì, è assurdo dopo quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, questo deve essere l'obiettivo unico, ancora prima del quarto posto. Ma anche perché, Ale, sottolineando che, come dicevi in apertura di intervento post conferenza di Calzona, è un allenatore che sembra sentire, come dicevi, la tensione, ma anche il peso di una responsabilità, ma anche il peso di una grande occasione per lui come allenatore, e questo sicuramente gli va dato atto. Può essere una cosa scontata, ma non tutti sono consapevoli delle grandi occasioni che hanno a disposizione, e anche la tensione, la misura delle parole, che forse è la cosa più importante in conferenza stampa, dà un segnale, lancia già un segnale anche soltanto comunicativo e intenzionale di Calzona. Però il tecnico e attuale CT della Slovacchia, oltre che allenatore del Napoli, credo abbia detto un qualcosa che finora non era stato mai detto in questa stagione del Napoli, ovvero dare un'identità, perché finora l'identità del Napoli di quest'anno è sempre stata rubata dal Napoli dell'anno scorso, perché il Napoli di quest'anno ha sempre cercato di copiare, o di copiar male,
il Napoli di Spalletti, e questo non è mai stato un vantaggio. E allora, se un allenatore viene e sottolinea l'importanza di un'identità di una squadra, del dare un'identità di una squadra anche soltanto nelle intenzioni, allora si parte probabilmente con il piede giusto, e credo che, conoscendo l'ambiente, questo possa essere un punto di partenza giusto, importante, sicuramente non scontato. Poi è chiaro, c'è il campo e bisogna lavorare molto più sulla testa che sui piedi di questi calciatori. Anche perché, caro Pietro, bisogna sì lavorare sulla testa dei calciatori, però poi bisogna anche lavorare su quello che si esprime in campo. Il Napoli di Mazzarri, sotto questo punto di vista, ha dato tanta confusione, come dicevi tu, anche per un eccessivo voler scimmiottare quel Napoli. Però anche quando si è provato a cambiare spartito, diciamo, anche lì mancava sia il capo che la coda. Assolutamente, proprio quello che sottolineavamo, anche perché quando cerchi di copiare male qualcosa o cerchi di rifarti a un anche semplicemente a un personaggio, un allenatore, a un tecnico che non sei tu, perché hai come tutti delle idee, però probabilmente anche su spinta del presidente Aurelio De Laurentiis si è cercato fino alla fine di tracciare, anzi di seguire la linea dell'anno scorso, come se il filo non fosse mai stato spezzato, quando quel filo in realtà è stato spezzato nel mese di giugno, quando c'è stata la separazione con Luciano Spalletti. C'è stata confusione nella ripartenza, senza tornare agli errori che ci sono stati in principio di questa stagione, però poi tante cose sono riconducibili proprio a quelle scelte lì. E poi alla fine Mazzarri arriva al posto di Garcia come un po' un uomo solo nel deserto, nel mezzo di una battaglia già persa, e alla fine non riesce ad incidere, pur essendo un allenatore comunque che conosciamo, focoso, d'impatto anche solo psicologico, che tatticamente sicuramente conosce benissimo il calcio, però è sembrato poi inadeguato al contesto e alla situazione attuale. Allora, ci prendiamo il secondo stop and go di giornata e poi apriamo la pagina dedicata alla Salernitana. E tra un po' apriremo anche i collegamenti in chiave granata, chiaramente tutte le ultime di casa Napoli andiamo comunque a dare in questa maxi giornata Champions. Poi dalle 14 con lo speciale azzurro andiamo a ritrovare anche i temi e gli ospiti principali legati al Napoli. Nel parlare di Salernitana diamo anche le designazioni arbitrali per il prossimo turno. Si parte venerdì sera con Bologna-Verona ad Abisso, poi Sassuolo-Empoli sabato alle 15 ad Aureliano, sabato alle 18 Salernitana-Monza a Fabbri, poi Genoa-Udinese sabato alle 20:45, completiamo anche Salernitana-Monza con Perrotti, Cipriani assistenti, Minelli quarto uomo, Valeri e Mazzoleni al VAR, Genoa-Udinese a Forno, Juventus-Frosinone domenica alla mezza invece a Rapuano, Cagliari-Napoli alle 15 a Pairetto con Rossi, Mastrodonato assistenti, Gualtieri quarto uomo, Marini, Di Paolo al VAR, Lecce Inter a doveri, Milan Atalanta Dorsato, Roma Torino a Sacchi e Fiorentina Lazio a guida. Andiamo al telefono tra pochissimo andiamo al telefono al nostro prossimo ospite, perché andiamo chiaramente a parlare tanto anche di Salernitana, che si sta avvicinando ad una settimana, ad un turno molto delicato contro il Monza. Monza in questo momento è una squadra estremamente in salute, già solo per i 4 gol rifilati chiaramente al Milan, ma anche per una striscia di risultati comunque utili consecutivi, che rappresentano anche lo stato di forma di una squadra che chiaramente è arrivata alla neopromossa a braccetto con la Salernitana, ma che ha un altro passo, che ha anche un altro organico in questo momento. Andiamo al telefono, siamo pronti con il nostro prossimo ospite. Allora, Sabatino Romeo, città di Salerno. Ciao Sabato, grazie mille. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sabato, è un momento molto molto particolare, delicato per la Salernitana. La sconfitta con l'Inter, al di là del risultato e della classifica, preoccupa per la prestazione. Adesso arriva il Monza, squadra estremamente in salute. Reagire è possibile? Deve essere il monito, il comandamento di questa Salernitana se vuole provare a giocarsi le ultime chance salvezza. Dicevi giustamente tu, la sconfitta con l'Inter è stato un colpo durissimo, non per il risultato, perché ci sta a perdere a Milano, ma per la prestazione arrendevole della Salernitana, una squadra che praticamente ha dato l'impressione quasi di aver mollato la presa, di aver quasi già rassegnato proprio le proprie volontà di salvezza, facendola tra l'altro nella partita di esordio del nuovo allenatore. Quindi un mix di cause che hanno spaventato non poco la società. Ieri c'è stata questa visita
di Gianni Petrucci, che insieme all'amministratore delegato Maurizio Milan hanno parlato ai capitani della squadra, hanno parlato a Fabio Liverani e hanno anche certificato la questione di stima che è stato fatto con Liverani per la scelta in sostituzione di Filippo Inzaghi. Gli hanno dato fiducia, carta bianca da qui al termine del campionato, però adesso c'è bisogno di una sterzata. La sconfitta con l'Inter è stata pesante nella forma e nella sostanza, il campionato però in qualche modo ti ha dato ancora un assist, e questo secondo me deve essere l'appiglio a questa squadra, perché poi delle dirette concorrenti nessuna è riuscita a fare un passo importante per uscire dalla zona retrocessione, per allargare questa forbice di distacco. Pertanto adesso è tutto nelle mani della Salernitana, che affronta una squadra ostica, come dicevi tu, in grande forma, perché il Monza viene da una vittoria importantissima con il Milan, una vittoria storica con i rossoneri. Però la Salernitana deve in qualche modo svoltare e adesso non può più rimandare questo appuntamento con la vittoria. Anche perché sabato, obiettivamente, di qui al 7 aprile, la data non è casuale, la Salernitana si gioca tutto, sia perché si va verso i rush finali del campionato, ma perché oltre al Bologna, oppure eccezion fatta il Bologna di Thiago Motta, che in questo momento sta facendo un campionato straordinario, io leggo Monza, Udinese, Cagliari, Lecce e Sassuolo, sono tutte dirette concorrenti per la salvezza. Se non si gioca qui il campionato della Salernitana, non so dove si giochi. Esattamente, sono d'accordissimo con te, ed è anche per questo che la società ha deciso poi di scendere in campo con forza. Lo ha fatto ieri, come dicevo prima, lo farà anche con la decisione avallata e presa però da Liverani di portare la squadra in ritiro con 24 ore d'anticipo, proprio perché segnale, fotografia di un momento delicato, decisivo, in vista appunto di tanti scontri diretti che saranno fondamentali. Adesso la Salernitana praticamente è condannata a vincere, non può fare troppi calcoli, non può permettersi di ragionare su post tempalità di ridere per non allontanarsi dalle dirette concorrenti. Adesso deve fare i punti, deve vincere, e se Inzaghi con qualche settimana d'anticipo aveva già messo sul tavolo la parola finale, ecco, adesso se quelle erano finali, adesso per la Salernitana di Liverani sono tutte finalissime, dentro fuori, sapendo che ogni battuta a vuoto rischia di essere quella determinante e decisiva per una retrocessione che farebbe malissimo per l'ambiente, soprattutto per l'umore di una società che ha investito tanto, sperava in tutt'altro campionato, e che adesso però, anche per ammissione della stessa amministratore delegato Maurizio Milan, sta iniziando a ragionare su quello che è un rischio purtroppo alla portata. Quindi c'è da ragionare, non ci sarà un addio di Iervolino, almeno stando alle parole di ieri dell'amministratore delegato Maurizio Milan, ma è ovvio che adesso anche la Salernitana inizia a ragionare su quale potrebbe essere lo scenario, perdonatemi, in caso di una retrocessione davvero clamorosa per la forma e per come sta arrivando. Ecco, sabato, se guardiamo anche le altre, il Verona sta dando grandi segnali di risposta. Magari fatica un po' di più il Sassuolo, fatica un po' di più l'Udinese, che però è una squadra che per organico non ce ne voglia la Salernitana, non ce ne voglia neanche l'Empoli e le altre che inseguono, ha qualcosina in più forse negli uomini, già solo per alcune individualità. Discorso diverso invece per l'Empoli, che magari per organico può avere sì qualche difficoltà, ma ha un Davide Nicola in più a Salerno, questo ha un significato completamente diverso. Esattamente. Quanto pesa vedere anche come vanno le altre rispetto alla Salernitana? Ah, è ovvio che la prima occhiata che dai, diciamo, agli smartphone o in TV è quella appunto di vedere quali sono i risultati delle altre. Hai avuto per due settimane di fila, secondo me, anche il vantaggio di poter giocare prima, e quello con l'Empoli era uno scontro diretto determinante, e che la Salernitana ha cestinato nel peggior modo possibile, sia per risultato ma soprattutto per prestazione. Adesso sei obbligato comunque anche a dover fare i conti, perché 7 vittorie in questo rush finale non potrebbero bastare, devi comunque guardare a ciò che fanno le altre, e ci sono tante dirette concorrenti, perché io credo che comunque anche il Frosinone può essere ancora squadra immischiata in questa lotta, o quantomeno possa essere un obiettivo della Salernitana, nonostante la distanza sia ampia, 10 punti da dividono Salernitana e Frosinone. Però, come dicevi tu, il Cagliari comunque balbetta, l'Empoli ha avuto la classica scossa che Nicola riesce a dare, che ha portato comunque la squadra toscana a fare tanti punti, se non vado errato forse il quarto, il quinto risultato utile di fila.
quindi un'accelerata importante, che era quella che poi la Salernitana si aspettava da Fabio Liverano e che si aspetta tuttora, soprattutto adesso che ci sono tanti scontri diretti in programma nelle prossime settimane. E poi parlavi di Udinese e Sassuolo, che sono per organico, come dicevi giustamente tu, squadre che dovrebbero lottare per la zona media della classifica, ma faccio riferimento soprattutto a Sassuolo, secondo me disabituate a lottare per questi obiettivi, vero. E quindi anche in difficoltà, al netto poi del Sassuolo che sta pagando l'assenza di Berardi, però si vede dalle prestazioni delle squadre, soprattutto di quella di Dionisi, una squadra che ha sempre abituato al bel gioco, ma che adesso inizia secondo me a sentire il pallone che scotta, le gambe che si fanno pesanti, perché sai che ti volti indietro e la classifica è cortissima e sei anche tu in quella zona lì, quindi potrebbe essere questa una sorpresa. Il negativo di questo campionato, fatto sta però che ritorniamo però poi al comandamento numero uno, ovvero vincere, fare punti, perché poi altrimenti rischi di essere tu la prima retrocessa, e ripeto, lo faresti davvero in un modo clamoroso per quelle che erano le aspettative di inizio stagione. L'abbiamo detto sin da sempre, da inizio anno, qui in radio, in collegamento con voi, era una squadra che era stata creata e che poteva puntare secondo me al dodicesimo, al tredicesimo posto per organico. Sta diventando davvero invece sì, un incubo, e queste prestazioni come quelle con l'Inter non fanno altro anche che in qualche modo allontanare l'ambiente, disunire l'ambiente, e questo rischierebbe poi di essere una frattura ancora più importante anche del risultato sportivo. Sabato, anche perché per chiudere il capitolo Sassuolo, con cui sono assolutamente d'accordo con le tue parole, c'è Sassuolo-Empoli poi tra l'altro sabato alle 3, e questo sarà uno scontro salvezza decisivo probabilmente anche per la panchina di Alessio Dionisi oltre che per i neroverdi, però adesso domanda da $1 milione, la Salernitana come te l'aspetti in campo, considerando anche che ci saranno delle assenze pesanti in difesa, dovrebbe esserci per la prima volta al primo minuto Costas Manolas, difesa 4 per Liverani? È quello il dubbio più grande che accompagnerà secondo me Liverani da qui a sabato. Ieri ha alternato sia la difesa a 3 vista con l'Inter, ma con due novità importanti che sarebbero il ritorno di Fazio e il debutto di Manolas. Sarebbe una squadra più offensiva invece con un 4-3-2-1, di certo la scelta poi dei due moduli peseranno delle scelte di formazione che saranno secondo me significative. Le prime due sono le possibili esclusioni di Lassana, Koulibaly e di Boulaye Dia dall'11 iniziale, e questa è un'idea forte che Liverani sta portando avanti da giorni e che è stata anche avallata dalla società, perché nella carta bianca che è stata affidata a Liverani c'è anche la possibilità di poter mettere la formazione che schierare la formazione che lui riterrà opportuna, e Dia e Koulibaly non sono stati tra i protagonisti assoluti della partita con l'Inter, anzi Koulibaly si è macchiato anche di una mancata stretta di mano con l'allenatore, che è ancora sotto giudizio di Walter Sabatini per una possibile multa. Pertanto mi aspetto, in caso di 4-3-2-1, che secondo me sarebbe il modulo anche per affrontare con un piglio molto più offensivo la partita, il rilancio, il torno da Bradaric, sarà Zanoli, Kassanos potrebbe agire da centrocampista con Basic e Maggiore. Sulla tre quarti scalda i motori Vignato, che è una delle scommesse di Sabatini e che andrebbe a duellare con Shaunà insieme a Candreva, e davanti invece dovrebbe essere la volta buona per Sean Weisman, l'attaccante israeliano che si è presentato pronti via con un gol nella partita con l'Empoli, e che tra l'altro resta anche l'unico gol di un attaccante in campionato nel 2024. Pertanto, con l'esclusione di Dia, la Salernitana ha bisogno di un nuovo calciatore che possa accendere la scintilla, e chissà che non possa essere l'italiano. Diverso invece sarebbe il discorso, e chiudo, in caso di difesa a 3, perché Fazio e Manolas, questo modulo permetterebbe a Fazio e Manolas di poter agire insieme dal primo minuto, in qualche modo anche dividere le forze, visto che c'è l'incognito sul minutaggio. Pasalidis sarebbe l'altra opzione per completare il terzetto difensivo, però occhio a Jerome Boateng, perché oggi dovrebbe riaggregarsi al gruppo. Iervolino spera di poter vedere questo trio di grande esperienza, di grande forza, perché poi avere comunque Manolas, Fazio e Boateng contemporaneamente insieme è qualcosa davvero di importante. Ovviamente vanno fatte tutte le riflessioni del caso sulla tenuta fisica di tutti e tre, però attenzione, perché potrebbe essere questa un'opzione tattica che permetterebbe poi a Liverani di poter avere i pilastri difensivi a disposizione contemporaneamente in campo. Quindi è anche su questo secondo me che si gioca la partita formazione,
immagino però, come dicevo prima, che Liverani proverà a sorprendere il Monza e proverà soprattutto a dare, a trovare energia da calciatori che fino adesso hanno avuto meno spazio in stagione. Sabato, grazie mille per essere stato dei nostri, buon lavoro. Grazie a voi ragazzi, un grande abbraccio. Grande, grandissimo abbraccio al collega di città di Salerno, Sabato Romeo. Non mancano gli spunti. Non mancano gli spunti, anche con tanti recuperi poi in vista, chiaramente salernitana che deve reagire il prima possibile. Ci prendiamo l'ultimo stop and go della prima ora, ma per aprire soltanto la pagina dedicata alle sette sorelle del girone C. Dandovi che tra 15 minuti esatti poi partiranno i due speciali di Radio Punto Nuovo, il pomeriggio da supereroi per gli amici collegati in frequenza da Avellino e provincia, soprattutto lo speciale Napoli per tutti gli altri, dico soprattutto perché siamo in giornata Champions, si respira questo odore di Europa nell'aria, allora andremo con tutte le ultime ancora verso Napoli-Barcellona, sentiremo anche i contributi che ci arrivano dalla Spagna, che ci arriva dalla Catalogna, chiaramente per l'avvicinamento ad una gara così delicata, però andiamo anche a parlare del girone C di Serie C tra pochissimo con un super ospite, con un grande amico di Radio Punto Nuovo, non appena avremo il cenno, cioè è arrivato puntuale, di Pietro De Concini. E allora Pietro, onore di casa a te. E apriamola subito questa pagina sulla Serie C, non possiamo che farlo con un amico di Radio Punto Nuovo, con mister Edoardo Imbimbo. Salve mister, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito e buon pomeriggio. Mister, cosa ci lascia la 27ª giornata di campionato che ha visto perdere le prime due della classe, ha visto vincere di quelle lassù soltanto Avellino e Benevento, pareggi con come quello tra Crotone e Taranto per esempio, la sconfitta come detto anche del Picerno, quella della Casertana ovviamente sul campo dell'Avellino, senza dimenticare le altre campane, vedi Giuliano e Sorrento che continuano a macinare risultati importanti e sono lì a giocarsi anche un posto playoff. Cosa ci lascia tutto questo a 11 giornate dalla fine? Allora, innanzitutto le squadre campane come sempre si fanno rispettare nonostante le sconfitte della Juve Stabia e del Sorrento, la stessa Casertana contro l'Avellino. Però se andiamo a vedere queste squadre campane, compreso l'Avellino, poi la Juve Stabia e il Benevento, hanno avuto parecchi punti fatti in tante partite, quindi c'è da fare solo i complimenti perché al di là della Juve Stabia si sono comportate benissimo anche per una striscia lunghissima che è il Sorrento, il Viano e la stessa Casertana qualche settimana prima, e anche il Benevento, perché sono state fatte delle rincorse molto, molto importanti con una media punti altissima. Le campane come sempre in questo girone, in questo torneo di Lega Pro si fanno ben rispettare. Tutto il resto credo che poi si è visto solo esclusivamente secondo il mio punto di vista l'avvicinarsi della testa tra il Benevento e il Crotone, giusto per le partite, le ultime partite fatte per il passo falso della libertà. Mister, quanto si pesa il lavoro di Auteri a Benevento? Perché quanto sta facendo, sì, dei risultati è importante, però subentrare in una piazza dove si è già stati, è vero, c'è il vantaggio di conoscere già l'ambiente, ma anche di dover correre contro il fantasma di se stesso, contro i paragoni, contro se stesso. Ecco, quanto pesa e quanto può essere gratificato il lavoro di Auteri nel Sannio? Ma gli aspetti sono tanti, perché bisognerebbe partire da un organico, da dover dire che il Benevento ha un organico di tutto rispetto, nonostante io credo che i nomi importanti devono essere collegati bene a ogni categoria, perché a volte, come vediamo, il Benevento non basta, però la rosa è di primissimo livello e questo è molto importante. C'è da dire, secondo me, è un aspetto fondamentale con l'arrivo di Auteri, al di là della conoscenza della piazza, ma secondo me Auteri ha avuto da subito la padronanza dalla società, da parte della società, per poter lavorare in un certo modo rispetto all'altro allenatore che, ahimè, anche giovane, però mi è sembrato da subito avere un pochettino il fucile puntato sulla nuca, e queste cose cambiano notevolmente l'aspetto di crescita di una società, soprattutto poi quando si vuole arrivare al vertice per poter vincere.
però al di là di questo meriti al mister Auteri per la continuità e i punti fatti finora, perché se non sbaglio nelle 8 partite mi sembra abbia fatto 19 punti, quindi che non ha mai stiamo perso. Parlando non ha mai perso, stiamo parlando di una media di 2,1-2,2 a partita, molto alta, una media molto alta. Mister, secondo lei, vedendo anche il fatto che squadre come il Crotone, per esempio, che pareggia in casa con il Taranto e desonera Lamberto Zauli, e tra l'altro presentato in mattinata a Silvio Baldini, ex Palermo, che proprio con il Palermo mise a referto una cavalcata niente male con la vittoria dei playoff, e ha detto anche, come sempre, frasi mai banali, tipo il calcio mi deve aiutare a cercare chi sono io, insomma, ha ripercorso anche quello che è stato il suo cammino anche nel periodo di inattività, però il focus della domanda è questo. Gli scontri diretti d'ora in poi, anche guardando il momento, i cali o anche gli upgrade di alcune squadre, quanto conteranno poi? Perché il mese di marzo in tal senso sarà molto molto significativo. No, ma l'hai appena detto, Pietro, nel senso che gli scontri diretti credo in queste ultime 11 gare saranno determinanti, perché la classifica sembra che da domenica ci sia un campionato un pochettino diverso. Le squadre, mi riferisco alla classifica di qualche settimana fa, l'Avellino era l'unica che si credeva un po' tutti fino a qualche settimana fa, l'unica concorrente per poter dare fastidio agli Estate. Invece da domenica sera scorsa credo che sono diventate più di una squadra insieme all'Avellino. Quindi il gioco adesso diventa un pochettino più complicato per gli scontri diretti, e naturalmente chi riuscirà a fare più punti negli scontri diretti secondo me avrà un'ottima chance per fare il rush finale, per arrivare primo. Mister, con la buona pace di Pietro De Concilis e chiaramente degli amici del pomeriggio a Supereroi, io devo farle una domanda, perché Michele Pazienza come allenatore, l'audace Cerignola chiaramente ha fatto molto bene, ha dimostrato anche di avere del potenziale oltre che del presente, sia chiaro. Poi arriva ad Avellino, i risultati arrivano, iniziano però anche le prime spaccature, soprattutto ambientali. Le chiedo, chiaramente senza voler mancare di rispetto alla piazza biancoverde, sia chiaro, ma perché è così difficile allenare ad Avellino? Potremmo parlare per ore. Io non credo che, anzi, fino a quando mi permetteranno di fare l'allenatore, io sognerei, e mi farebbe tantissimo piacere avere una piazza calda come quella di Avellino, ma non per allenare nella mia città. Al di là di questo dico solamente la pressione ben venga, cioè io sarei contentissimo di poter allenare una piazza che ti mette pressione o ti mette difficoltà. Qui sembra invece che chiunque arrivi, la prima cosa che voglio sottolineare è quella di un ambiente un pochettino particolare. Il calcio purtroppo nelle piazze importanti come Avellino, Catania, Benevento stesso e le altre, non mi vogliono le altre, non so, anche la Juve Stabia, se vuoi il meglio devi prenderti anche il peggio nei momenti di difficoltà. Quindi io credo che il discorso sia molto più ampio, perché i numeri sono molto importanti. L'Avellino ha uno score di 13 vittorie fuori casa e mi sembra che abbia fatto più di 20 gol, 21-22 gol, sì, con 7 subite, facendo 28 punti. Questo per testimoniare che la squadra in casa probabilmente accusa un po' il colpo per mancanza di personalità, di carattere, perché... Però mister, scusi se la interrompo, mister, questa cosa non coccia secondo lei con il curriculum, il carattere, ma anche l'esperienza di tanti calciatori? Perché obiettivamente nell'11 dell'Avellino, insomma, Cionec, Rigione, Armellino. Non è proprio così, perché quando tu lavori in una categoria superiore, mi riferisco ai giocatori più esperti che hanno fatto la B e qualcuno ha fatto anche il capitano nelle vecchie squadre, nelle loro vecchie squadre, c'è un contesto diverso che ti può supportare anche il giocatore che probabilmente non è un leader a tutti i livelli.
Nel momento in cui tu vieni in una piazza come questa di Avellino, devi essere tra, e tu sei tra i più esperti, devi essere tu il trascinatore, il leader per tranquillizzare i compagni, quelli che hanno meno personalità, quelli che sono introversi, e trascinarli probabilmente alla, alla potenzialità della piazza. Quindi secondo il mio punto di vista l'Avellino soft, perché se andiamo a vedere questi dati, la differenza tra la Juventus e l'Avellino, i punti sono proprio dei punti persi in casa, perché praticamente fuori casa fai 13 partite e fai 28 punti, in casa ne fai 14 e ne fai 20, subendo più gol e facendoli meno. Quindi è un dato tenere in considerazione, da doversi lavorare dalla mattina alla sera, perché probabilmente anche pazienza domenica sera dopo la gara. Ho ascoltato un po' qualche minuto della sua conferenza e sembra che abbia detto che la squadra accusi ancora un pochettino fragile su certi aspetti tecnico-tattici. Quindi questo ti fa capire che probabilmente la squadra deve avere più personalità, più carattere per poterla gestire per 90 minuti e non a sprazzi. Tra i 20 poi c'è la fase di declino, poi c'è la fase di stallo e poi viene fuori un'altra volta. Quindi secondo me l'Avellino, se riuscisse a migliorare questo aspetto, probabilmente potrebbe colmare il gap con la USA. Ed è sicuramente un dato molto molto interessante. Mister, nel salutarci con quasi un pronostico, però sempre in base a quello che stiamo vedendo e abbiamo visto finora, anche a quella che è la crescita di alcune squadre, chi va ai playoff tra Giugliano e Sorrento, e poi se la Turris, questa Turris di Leonardo Menichini, si salverà secondo lei a fine stagione, nonostante uno scalino che in questo momento c'è tra il quintultimo e il sestultimo posto di 4 punti, però ci sono anche 10 punti tra la penultima e la quintultima, che è la Turris. Vorrei partire dalla mia ultima domanda. Io mi auguro che la Turris, dove gli amici, il direttore e quant'altro, mi auguro che la Turris possa continuare una cavalcata per poter evitare anche i play-out. Visto l'andamento delle ultime tre partite con 7 punti, credo che possa riuscire almeno a tentare la rincorsa del Foggia, anche se il del Foggia abbia un pochettino inquadrato con l'ultimo mercato invernale una inquadratura un pochettino diversa. Ma al di là di questo, credo che la Turris possa realmente, poi bisogna anche vedere il distacco tra la quintultima e la penultima, sì, sì, sia sui parori oppure no agli occhi punti. E invece per i playoff credo che il Giugliano abbia qualcosina in più del Sorrento, anche se c'è da fare tantissimi complimenti a una neopromossa, a un tecnico che ha fatto una cavalcata incredibile. Se ricordo male, il Sorrento era ultimo in classifica 15 partite fa, quindi mi auguro tutte le campane possono rientrare. E per l'Avellino invece non deve assolutissimamente snobbare, e non lo farà, il Monterosi, dove sulla carta si è rinforzata tantissimo, e sono convinto che l'attuale rosa del Monterosi, partendo dall'inizio del campionato, poteva stare in una classifica diversa. Quindi attenzione, però se la vediamo esprimersi ai massimi livelli, credo che si possa veramente, credo di sì, prendere 3 punti senza problemi. Poi naturalmente sarà sempre il campo a decidere le sorti di ogni gara. Mister, grazie mille per essere stato dei nostri, buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio. Pietro, noi corriamo con i due speciali di Radio Punto Nuovo, anticipazioni al pomeriggio da Super Roy. Guarda Ale, è una giornata molto molto interessante e succulenta, perché in questi giorni, non so se l'hai percepito o annusato, ma dopo la trasferta di Potenza, con quel pareggio all'ultimo, con un mezzo, forse più di mezzo errore di Simone Ghidotti, il portiere biancoverde per l'ennesima volta era stato messo in discussione, anche dopo comunque prestazioni positive che c'erano state, però queste nel girone di ritorno sono state un po' oscurate da un mezzo errore nel posizionamento della barriera, grave, contro la Juve Stabia. L'errore contro il Potenza aveva fatto, insomma,
crollare insomma la figura di Simone Ghidotti, che però si è ristabilita, rivalorizzata contro la Casertana lunedì sera. E allora focus sul portiere biancoverde con un ex estremo difensore dell'Avellino molto importante, quindi avremo davvero tante curiosità da toglierci, da sottolineare, e poi andremo a fare anche un giro in tutte le piazze del girone C e fare il punto su quella che è la Serie C attuale, perché andremo a collegarci anche con un collega, Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, che ci aiuterà a tracciare una panoramica generale, e poi soprattutto andremo a capire quelle che possono essere le scelte, perché studio tattico mai come oggi, mai come in questi giorni, perché l'Avellino ha scoperto questo 4-3-3. E allora cosa cambia, cosa c'è da rimare, soprattutto per un sistema di gioco ancora tutto da perfezionare, senza dimenticare che un 3-5-2 c'è, è stato sfruttato e ha portato anche tanti punti fino a questo punto del campionato. Nel breve invece partiamo con lo speciale Napoli, con me c'è già un super ospite in studio al quale lo so che ti lascio buongiorno. In grande compagnia, grandissima compagnia, in buonissima compagnia soprattutto. Partiamo allora tra pochissimo con i due speciali. Pietro De Concilis, buongiorno e buon lavoro. Buongiorno, siamo già ancora al buongiorno. Buongiorno, buona giornata, so, come lo vuoi dire. Buona Champions oggi, dai. Ci salutiamo. Ciao, con il buon Pietro che risentirete alle 19 con Campania in campo, il meglio della nostra giornata. Partiamo con i due speciali. Speciale Napoli che riparte quando sono le 14.08, con me un super ospite, Gennaro Di Finizio, Teleclub Italia. Ciao Jenny, grazie mille. Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te, chiaramente ai nostri radioascoltatori, buon pomeriggio a tutti. Ti chiedo subito, siccome l'ultima volta che ci siamo interfacciati l'esonero di Mazzarri non era neanche alle porte, nel mentre che vi ricordo il 380-127-2000 eccetera eccetera, questo cambio di panchina alla vigilia col Barcellona ti ha sorpreso? Che sensazione ti lascia? Ma mi ha sorpreso molto, perché no, non tanto perché pensassi che Mazzarri stesse facendo bene in questo momento sulla panchina del Napoli, ma sorpreso perché De Laurentiis si è dimostrato in questo caso in grado di prendere il suo destino in mano. E non era semplice prendere una decisione del genere prima di una partita importante come quella contro il Barcellona, non era semplice puntare su un allenatore così particolare come Calzona in una situazione così particolare come Calzona, che resta comunque il commissario tecnico della Slovacchia. Insomma, è sicuramente una scelta, ripeto, che mi ha sorpreso. La speranza è che stavolta, dopo due scelte bislacche che hanno poi portato a dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, stavolta De Laurentiis sia un po' più fortunato, ecco, nella scelta. Dipenderà chiaramente tutto dai giocatori e dallo stesso Calzona. Dicevamo in apertura di trasmissione, ora non bisogna fare un altro errore mortale, quale? Quello di dire però adesso con Calzona abbiamo un surrogato di Sarri, abbiamo un surrogato di Spalletti, allora il Napoli giocherà subito così. Calma, in primis Calzona è il CT della Slovacchia, poi ha le sue idee, ha il suo modo di giocare. Ma certo, è un allenatore che già ieri comunicativamente parlando è stato quasi perfetto, e il Napoli ha avuto molte pecche negli ultimi mesi sotto il punto di vista comunicativo, invece mai come ieri Calzona è stato quasi perfetto nelle risposte, nell'approccio alla conferenza stampa, nel modo con il quale ha dimostrato di volersi approcciare a questa partita. Quindi è partito di sicuro con un piede positivo. Poi è chiaro, il campo è tutt'altra storia, però insomma, ho visto davvero un approccio positivo che non vedevo, sinceramente, ti dico la verità, dai tempi di Spalletti. Tempi di Spalletti soprattutto non si vedeva parlare di calcio in una certa maniera in conferenza stampa, non ce ne voglia, prima Garcia e poi Walter Mazzarri, sul quale ci ritagliamo una parentesi, perché diceva bene ieri Di Lorenzo, quando cambiano allenatore è una sconfitta per tutti, però il gruppo ha le sue belle responsabilità anche su questo cambio di panchina. E soprattutto dispiace, perché umanamente Mazzarri è come se fosse andato uno di noi, uno di quelli che teneva davvero a cuore questa squadra, chiaramente non siamo ipocriti, ha giustamente provato a cavalcare l'ultima grande occasione che il dio del calcio gli ha messo davanti nella carriera. Però Gennaro, se guardiamo come è stato trattato, la crudeltà del calcio è che purtroppo
mette sempre o quasi sempre sul banco degli imputati al primo posto l'allenatore, è un dato di fatto, lo conosciamo, lo sappiamo. Dispiace sicuramente per Mazzarri, che tra l'altro è stato un uomo innanzitutto che si è messo a disposizione del Napoli, della città di Napoli, del presidente Aurelio De Laurentiis, che lo sa, e difatti io sono sicuro che poi il congedo sia stato di sicuro amichevole. Però al Napoli evidentemente serviva una scossa, nemmeno Mazzarri è riuscito a dare quel qualcosa, ecco, che ci aspettavamo, soprattutto sotto il punto di vista psicologico, perché poi Mazzarri è così, uno sanguigno, sì. Uno che, ecco, sul campo e ancor più della tattica ci mette quella garra, quella grinta che abbiamo visto poi anche nella sua prima esperienza al Napoli. Stavolta evidentemente non ci è riuscito, probabilmente perché c'è un problema anche legato ai calciatori, e c'è un problema di sicuro che serpeggia nello spogliatoio. Di Lorenzo non l'ha detto chiaramente, però più di una domanda anche ieri in conferenza stampa ha cercato di fargli capire: ma voi avete capito che c'è anche una vostra responsabilità? Lui dice che chiaramente la squadra lo sa, sono sicuro che la squadra lo sappia, e al terzo allenatore non ci sono più scusanti, la squadra deve rispondere in maniera diversa rispetto a come ha fatto fino a questo momento. Ci ascoltiamo qualche minutino di chi? Di Ignacio Oliva, collega, amico soprattutto da Barcellona per gol.com, che ci racconta un po' come arriva la formazione di Xavi. Proviamo ad ascoltare. Salve amici, come state? Partita interessante quella di stasera. Barcellona e Napoli giocano per vedere quale dei due sta peggio. Dal mio punto di vista, entrambe le squadre vivono un processo abbastanza lungo di crisi profonda. Nel Barcellona la crisi non è solo sportiva, anche finanziaria, anche istituzionale. Infatti da tantissimi mesi ci sono incendi ogni giorno. L'ultimo ad esempio è vedere come l'allenatore della Primavera fa la pubblicità del calcio scommesse, l'ennesima assurdità di questa società, il Barcellona, che non trova mai tranquillità. Comunque il Barcellona arriva a Napoli convinto che il Napoli sta leggermente peggio dei Blaugranas e vuole vincere dopo non riuscire a farlo in trasferta in Champions League da un sacco di anni. Ma gli ultimi risultati, anche se sono leggermente migliorati, le sensazioni non sono buonissime. In casa il Barcellona ha perso con tre squadre che stanno lottando per la permanenza in Primera División. Recentemente è venuto il peggior Villarreal degli ultimi 10 anni e ne ha segnato 5 gol a casa del Barcellona. Le sensazioni non sono buone, il Barcellona fa tanta fatica a creare occasioni, ancora ne fa di più a segnare, anche se è vero che Lewandowski ha segnato una doppietta nell'ultimo weekend. Bisogna vedere il rendimento di questo Barcellona in trasferta europea, perché le ultime volte che l'abbiamo visto non ce la faceva, c'era tanta tensione, il passato delle ultime stagioni pesa nelle gambe dei giocatori. Poi si sa che Xavi non è un allenatore stabile, se ne va a fine stagione, ma lui quando ha annunciato il suo rinuncio voleva fare un colpo sul tavolo e che i giocatori fossero protagonisti di qualche reazione. È vero che a livello di risultati la squadra è riuscita a tirare avanti la maggior parte delle ultime partite, ma insisto, le sensazioni non sono buone. Dal mio punto di vista non sono quelle giuste per affrontare un'eliminatoria di Champions League, ma è vero che il Napoli non sta meglio. Per questa situazione penso che sarà una partita interessante. È quello che perde può uscire davvero ferito da questa eliminatoria, perché il Barcellona già sta senza opzioni nel campionato, è stato eliminato dalla Coppa del Re, ha perso la Supercoppa della Spagna. Dunque, se adesso perde, qua adotteremo un tono piuttosto di funerale. Mi concedi una battuta? È il quadro della disperazione, a livello di verrebbe da dire. Poi tra un po' ci andiamo ad ascoltare anche le parole di Ignasi su come arriva la formazione, in realtà quali sono le ultime indicazioni anche per quanto riguarda il campo. Però insomma il Barcellona ci arriva quasi peggio del Napoli, utilizziamo il quasi con un grosso eufemismo. Vabbè,
Diciamo che ci arriva peggio del Napoli in relazione a quello che è l'aspettativa della piazza per una squadra che deve obbligatoriamente sempre lottare per il vertice, non per i vertici, per il vertice, che è a questo punto il titolo in Spagna. Però è chiaro che se guardiamo le due cose, il Napoli non sta messo meglio. Il Napoli vive una situazione, secondo me, che ovviamente è proporzionale, no, alle aspettative, come può essere quella a Barcellona. Certo, fa strano, te ne dico una, fa strano che in Liga Robert Lewandowski abbia segnato meno gol, sai di chi? Di chi? Di Ante Budimir. Beh, questa è bella questa. Ante Budimir, che con lo Sassuolo ha segnato credo uno o due gol in più di Lewandowski. Vero, verissimo. Bella questa statistica, poi ce la rivendiamo tra virgolette come nostra Radio Punto Nuovo. Però Gianni, ascoltiamo anche come arriva a livello di formazione il Barcellona. A livello di atteggiamento sportivo bisogna vedere se Xavi mette in campo i giocatori che stanno meglio o quelli più esperti, perché recentemente il Barcellona sta giocando con ragazzini di 17-16 anni. Sembra chiaro che Lamine Yamal giocherà. Dobbiamo vedere se da titolare, io credo di sì, perché è il giocatore in attacco più effettivo del Barcellona, più di Lewandowski, ma bisogna vedere se in difesa vedremo anche a Pau Cubarsí, inesperto nel primo livello europeo, credo che rimarrà in panchina. Quindi l'undici titolare del Barcellona sarebbe quello formato con Ter Stegen e una linea difensiva con quattro uomini: Cancelo sul fianco sinistro, Koundé sul lato destro, Íñigo e Araujo nel centro della difesa, centravanti con Christensen, al centrocampo vedremo a Pedri e Gundogan, e in attacco, come vi dicevo, Lamine Yamal, Lewandowski. E bisogna vedere se il Barcellona utilizza questo undicesimo uomo con uno dei centrocampisti, sicuramente Frenkie de Jong, che ieri ha aperto fuoco dalla sala stampa del Diego Armando Maradona, criticando la stampa catalana e le bugie che secondo lui si scrivono riguardo al suo stipendio. Come vi dicevo, al Barcellona non c'è una giornata tranquilla. Non c'è una giornata tranquilla per il Barcellona, speriamo non sia tranquilla neanche questa di questa sera, caro Gennaro. Giocandola un po', prima immaginavamo anche il 4-3-3 di Calzona con Mario Rui che tornerà sulla sinistra, col centrocampo con Traoré chiaramente al posto di Zielinski, che non è in lista Champions, lo ricordiamo ancora una volta, con Lobotka, con Caiuste, con Anguissa, non Caiuste, in attacco chiaramente Politano, la difesa con Nathan e Rachmani, forse anche Juan Jesus al posto dello stesso Nathan. Insomma, ci sono un po' di dubbi, chiaramente uno non dovrebbe essere tale, il rientro di Victor Osimhen, basterebbe già questo? Mazzarri non ce l'ha avuto Osimhen per diverse settimane, è una secondo me delle attenuanti che ha avuto Mazzarri in questi mesi, l'avvio della sua esperienza complicato con tre partite difficilissime, al netto poi della vittoria con l'Atalanta, poi gli infortuni, poi l'assenza di Osimhen. Calzona di sicuro parte con un punto di vantaggio rispetto a Mazzarri, che è proprio la presenza di Osimhen, che ragazzi non si può non pensare che sia uno che sposta gli equilibri, soprattutto pensando al fatto che invece questa cosa non è stata fatta né da Simeone né da Raspadori, che in questa stagione hanno viaggiato su livelli ben più bassi rispetto a quelli dell'anno dello scudetto. È una cosa che evidentemente neanche in quel di Napoli ci aspettavamo, e quindi la speranza è che invece Osimhen possa mettersi al servizio di Calzona e dare il suo contributo, che da sempre un contributo che, ripeto, sposta gli equilibri in campo. Allora ci prendiamo il primo stop and go della seconda ora e poi rientriamo con i nostri primi ospiti. A tra poco. Un speciale Napoli che riparte quando sono le 14:21. Tra un paio di minuti poi andiamo a contattare anche Marcello Altamura di Cronache di Napoli, con me in studio sempre Gennaro Di Finizio di Teleclub Italia. Gennaro, giocandola un po' Napoli-Barcellona, dov'è che può farcela il Napoli? Dov'è che rischia però tanto anche la formazione di Calzona?
Questa è una bella domanda. Secondo me il rischio sta sempre lì in mezzo al campo. È stato uno dei problemi di Rudy Garcia, è stato anche parzialmente uno dei problemi di Mazzarri, che ha cercato di porre un rimedio sostanzialmente tenendo il baricentro molto più basso e quindi evitando slegamento tra i reparti. Però resta quello, secondo me, il punto nevralgico, perché dietro Calzona ieri, tra l'altro, è stato chiarissimo, l'ha fatto capire in maniera molto netta che si aspetta da tutti un supporto quando si andrà a comporre la fase difensiva. Nessuno è esonerato da questo, per cui ci aspettiamo che sotto questo punto di vista il Napoli, quantomeno nell'approccio e nell'idea, nel concetto, sia effettivamente una squadra che coralmente va ad aiutare la propria difesa e va ad arginare le folate offensive del Barcellona. Però poi bisogna capire, ripeto, come il centrocampo, in questo caso, secondo me, che ripeto è la parte del campo che forse un po' più preoccupa, come riuscirà a gestire la doppia fase, perché poi c'è un problema legato anche alla condizione di alcuni, in primis Anguissa, che non è quello che abbiamo visto l'anno scorso. Certo, Lobotka troverà Calzona e quindi sarà per lui anche uno sprone in più, no? Visto che insomma sarà il suo allenatore anche in altri contesti. E poi vediamo insomma anche come si completerà il centrocampo e, ripeto, come la doppia fase verrà gestita nella linea mediana. Anche perché al momento ha potuto lavorare soltanto dal punto di vista mentale Calzona, non è che ha potuto lavorare chissà che cosa, chissà quanto, soprattutto a livello anche di tattica, no Gennaro? No, è pochissimo, davvero pochissimo tempo. Di Lorenzo ieri diceva che pochi concetti stiamo cercando di assimilarli al meglio, e io credo che uno dei concetti fondamentali che Calzona ha cercato di dare in queste pochissime ore, no, che del suo nuovo ruolo da allenatore del Napoli, è proprio quello, cioè di dare, di avere compattezza sul campo, di supportare la doppia fase coralmente. È poco, pochissimo, ed è soprattutto qualcosa legato più a un aspetto, ripeto, di approccio che tattico. Cioè, questo poteva fare, insomma, non è che c'era tanto tempo per fare altro. Dalla regia mi dicono che siamo pronti con il nostro prossimo ospite, allora è un piacere trovare l'amico e collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello, grazie mille. Buongiorno, buongiorno a voi. Marcello, con noi in studio anche Gennaro Di Finizio, Teleclub Italia. Stavamo giocando un po' insieme Napoli-Barcellona. Partirei però dall'arrivo di Francesco Calzona. Ieri dalla voce ci è sembrato positivamente teso, anche un po' emozionato, adrenalinico per questo arrivo al Napoli. Cosa può dare Ciccio Calzona a questa squadra? Ma diciamo che può dare un reset mentale, anche tecnico, che sicuramente darà, ma soprattutto io credo che finalmente il terzo allenatore stagionale mette un po' i giocatori del Napoli spalle al muro. Cioè adesso non ci sono più scuse, non ci sono più alibi, perché poi è vero che il presidente decide, però dobbiamo anche dire che sia l'esonero di Garcia che quello di Mazzarri lo hanno determinato i calciatori, che si sono lamentati a più riprese, prima del francese e poi del toscano, per cui adesso c'è un allenatore che comunque conosce l'ambiente, conosce anche alcuni di loro, quindi i giocatori non hanno più scuse. Le colpe rimangono in carico al presidente, in carico ai due che si sono seduti in panchina, però rimangono anche a carico dei giocatori. Quindi adesso io mi aspetto una squadra che va in campo per fare il vero Napoli e dare tutto, cosa che fino a questo momento non si è visto. Gennaro, la tua per Marcello. Innanzitutto saluto Marcello, è un piacere risentirlo. Ciao Gennaro. Ascolta Marcello, facciamo un giochino se ti va. De Laurentiis, Garcia, calciatori. De Laurentiis, Mazzarri, calciatori. Queste due macro aree, secondo te, chi hanno come primo responsabile nelle due fasi della stagione del Napoli? È sempre stato De Laurentiis in primis? Forse nella seconda parte, in quella con Mazzarri, c'è stato forse più un approccio sbagliato dell'allenatore? Se dovessimo tirare un bilancio, perché a questo punto, ragazzi, bisogna anche un attimo guardarsi in faccia, nel senso che con Calzona adesso dobbiamo guardare ai prossimi mesi, ma sono pochissimi. Allora, volendo tirare una linea, secondo te, in queste due fasi della stagione,
è sempre stato lo stesso responsabile oppure c'è stato un mix, diciamo così? No, assolutamente non c'è un unico responsabile. Per il primo segmento di stagione, cioè per le scelte estive, assolutamente il responsabile unico è Aurelio De Laurentiis, e questo bisogna dirlo con forza. Poi è subentrato Rudy Garcia, che però a posteriori, per quello che è stata il dipanarsi della stagione del Napoli, abbiamo capito che poi tante cose che il francese diceva e che sembravano a quel tempo etichettate come eresie non erano, perché quando Garcia nella conferenza stampa di presentazione dice il rischio è che questa squadra sia appagata e si possa rilassare, aveva ragione, ci aveva visto lungo, perché la squadra non solo si è rilassata, ma ha dimostrato addirittura di essere appagata e si è sfaldata. Per cui il francese, certamente, io dal mio punto di vista, la grande colpa di Garcia è stata quella di rivoluzionare i metodi della preparazione, passando da una preparazione con il pallone che faceva Francesco Sinatti a una preparazione a secco tipica di Rongoni, dove il Napoli e adesso si vede con il fondo e con il passare dei minuti della partita emerge la forza nelle gambe, però non ha ritmo, non ha brillantezza, e il ritmo e la brillantezza con il gioco di Spalletti erano tutto. Poi dopo, certamente, Mazzarri non è esente da colpe, Garcia non è esente da colpe, però io credo che in questa stagione, in questo bilancio di questa stagione, che comunque andrà da archiviare in maniera negativa, De Laurentiis e la squadra sono i veri grandi responsabili. Con un'accezione particolare anche alla squadra, perché poi parliamo tanto, sempre, soprattutto sulle nostre frequenze, della figura di Aurelio De Laurentiis, non in una maniera positiva all'interno di questa stagione, però due allenatori, partendo dal fatto che è quasi un unicum nella storia recente del Napoli, se non addirittura assoluto, però bisogna anche considerare, ecco, ieri le parole di Lorenzo: siamo tutti colpevoli, siamo tutti responsabili, per carità, di Lorenzo il primo che ci ha sempre messo la faccia, però poi andrebbe dimostrato in campo che questo appagamento è puramente inconscio. Sì, ma infatti io la mia domanda al capitano ieri in conferenza stampa, probabilmente mi devo rimproverare di non essere forse stato più brusco, perché era una domanda provocatoria, ovviamente Di Lorenzo da buon calciatore mi ha dribblato, però il senso era proprio quello, cioè adesso si vedrà una squadra che si comporta come un gruppo di uomini oppure che si comporta come un gruppo di prime donne viziate che dicono no, io ho lo scudetto sul petto per cui sono intoccabile. Ecco, questa secondo me è il vero switch che potrebbe fare Calzona, nel senso che è un allenatore che conosce bene tanti di loro e può tranquillamente dirgli: ragazzi, adesso siamo tutti sulla stessa barca, quindi chi non rema nella stessa direzione poi affonda, e affonda anche lui, non affonda soltanto la barca ma affonda anche lui. Ecco, questo secondo me è proprio la corda emozionale che il nuovo allenatore deve toccare. Un'ultima domanda prima di salutare Marcello, sempre da Gennaro. Ma io c'ho un quesito che mi pervade da ore. Sì. Ma lo chiedo a Marcello, poi lo chiedo anche a Alessandro, eventualmente anche ai radioascoltatori. Ma secondo voi, se Calzona effettivamente, mettiamo il caso che Calzona faccia davvero bene nei prossimi mesi, ma Calzona poi resta a Napoli, o meglio, fa la sua esperienza all'europeo, poi De Laurentiis ci pensa a tenerlo a Napoli oppure no, secondo te, Marcello? Ma allora, il tuo ragionamento in linea teorica ci può stare, però io tendo un po' ad escluderlo per un motivo molto semplice. Calzona ha un contratto recentemente rinnovato, non solo fino al 2024, ma fino al 2025 con la nazionale slovacca, con addirittura un'opzione per il mondiale 2026. Quindi tendo a pensare, poi è chiaro che nel mondo del calcio i contratti si fanno e si disfano dall'oggi al domani, però io tendo un po' a pensare che veramente questo sia stato una situazione di emergenza, una mossa disperata
l'ennesimo traghettatore per portare a termine la stagione. E devo dirti la verità, io non sono preoccupato della finale di stagione, io sono molto preoccupato per il futuro, perché vedo un Napoli che non è che ha le idee confuse, brancola nel buio sul futuro, e questo mi preoccupa molto, perché siamo a marzo praticamente e le stagioni si programmano adesso, e invece il Napoli non sta facendo programmazione, questo mi preoccupa molto. Marcello, copi incollo la tua risposta da girare anche a Gennaro, e ti ringraziamo davvero, un grande abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio a voi. Un abbraccio al collega di Cronaca di Napoli Marcello Altamura. Io voglio sapere però la tua risposta al tuo quesito, quindi in momento marzulliano a Radio Punto Nuovo. ma sai, vabbè, poi Marcello ci ha dato chiaramente una chiave di lettura che è corretta, ci sono i contratti, ci sono gli accordi, però poi è anche vero che nel calcio tutto, la realtà è mutevole, per cui se veramente ieri in conferenza stampa qualcuno chiedeva, faceva l'esempio di Di Matteo nel Chelsea e poi subentrò, vinse la Champions League, insomma difficile pensare che effettivamente poi il Napoli, perché i problemi sono anche strutturali, non è che c'è soltanto una questione tecnico-tattica, ci sono calciatori che evidentemente hanno problemi anche fisici, c'è forse, ecco, la questione dell'appagamento che prima Marcello citava con le parole di Rudy Garcia, quindi non è soltanto una questione tattica, è anche proprio un qualcosa che si è insidiato all'interno dello spogliatoio. Però hai visto mai, ove mai davvero Calzone riuscisse a portare a termine un lavoro straordinario in termini di piazzamento Champions e, perché no, una volata che possa essere in Champions League, non dico di vincerla, però magari di arrivare quanto più in avanti possibile, poi secondo me le valutazioni si fanno, poi si parla con la federazione slovacca, si cerca un po' di, ecco, lavorare anche su Marek Hamšík, che sappiamo che lì ha un ascendente particolare, però ripeto, parliamo di un futuro che ancora non si è concretizzato, probabilmente non si concretizzerà mai, però hai visto mai, uno il dubbio se lo deve porre. Assolutamente, noi invece non ci poniamo mai dubbi quando c'è al telefono Simone Guadagno, fantacalcio.it. Ciao Simo. Ciao ragazzi, che piacere di trovarvi, buongiorno a tutti. Simo, stiamo chiaramente discutendo un po' del futuro tecnico del Napoli, inteso come ciclo, non come allenatore, perché intanto come allenatore arriva Ciccio Calzona, le tue sensazioni? Ma sensazioni, diciamo, per forza positive, per forza di cosa, perché si ricomincia un lavoro già noto a Napoli, ai tifosi, a gran parte dei calciatori. È chiaro che peggio di così risulta davvero davvero complicato, per questo sono diciamo ottimista. Chiaro che in vista di stasera l'affare è decisamente complicato, io sentivo la vostra disamina mentre ero in attesa, sono estremamente d'accordo con quello che dicevate, è chiaro però che stasera resta complesso e sarà complesso secondo me anche nelle prossime settimane, perché questa è una squadra un po' allo sbando, costruita un po' per fare un gioco diverso che poi non siamo riusciti a vedere negli ultimi mesi. È chiaro che bisogna ritrovare fiducia, entusiasmo e soprattutto bisogna ritrovare le qualità tecniche e bisogna ritornare a lavorare sulla tattica, che forse è stata la pecca più grande del Napoli di quest'anno. Ecco, Gennaro, la tua per Simone. Buongiorno Simone Guadagno, buongiorno. Buongiorno amico mio, che piacere sentirti. Anche per me, lo sai. Ma Simo, com'è possibile secondo te che Rudy Garcia e Mazzarri non abbiano lasciato praticamente niente a questa squadra? Siamo arrivati al mese di febbraio che ci sono macerie, ragazzi, il Napoli è a metà classifica con lo scudetto stampato sul petto, certo siamo ancora in corsa per la Champions League, però poi ci guardiamo intorno e vediamo che effettivamente è stato fatto un lavoro che è stato tremendamente negativo sia dal primo che dal secondo allenatore, allora dico, è stato effettivamente una responsabilità totale di De Laurentiis nelle sue scelte, c'è un'avversione inconscia, un'avversione inconscia da parte dei giocatori a mettere in campo tutto, possibile davvero che due allenatori non siano stati in grado di lasciare qualcosa alla squadra campione d'Italia?
però mi sa che forse abbiamo perso il collegamento con Simone Guadagno sulla risposta. Io vi sento, adesso sì, ti abbiamo perso per un po', non so se hai sentito. No, io vi ho sentito, dicevo una bella domanda piuttosto complessa, quella di Gennaro, e io mi sento di dire che il Napoli in questi mesi, da inizio campionato ad oggi, a ieri praticamente, ha mostrato delle grosse lacune dal punto di vista tattico, secondo me, perché al di là dei singoli, di una avversione, di una dell'aver preso magari sotto gamba questo campionato dopo la pancia piena dello scorso anno, secondo me il Napoli non ha mai, e dico mai, sottolineo, fatto vedere un buon gioco. Questo è sicuramente, se devo trovare per forza di cose un colpevole, è sicuramente colpa del lavoro degli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina azzurra. Ma chi li ha messi due allenatori sulla panchina azzurra? Li ha messi una società che sicuramente non fa della programmazione e della visione così a 360 gradi non fa la sua arma vincente. Io non voglio dire che con Spalletti ci è andata bene, perché non sono di questo punto di vista, ma sono sicuro che con Spalletti abbiamo vinto uno scudetto che mancava da tanto in città, per tutta una serie di fattori. Sicuramente i calciatori erano forti, sicuramente Spalletti era un buon allenatore, sicuramente siamo stati in grado di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e abbiamo dato filo da torcere a praticamente qualsiasi squadra lo scorso anno. Quest'anno, se la società, dopo una vittoria così eclatante, così sotto gli occhi di tutti, perché era evidente già mesi prima che il Napoli avrebbe raggiunto risultati strepitosi lo scorso anno, lo scorso campionato, se la società subito dopo non rimpiazza l'allenatore, non rimpiazza i calciatori che sono andati via di livello altissimo, di livello tecnico altissimo, non li rimpiazza come deve, è chiaro che metti un allenatore che di certo non parliamo di Guardiola e De Zerbi, ma parliamo di Garcia e Mazzarri, che per l'amor di Dio saranno le persone più squisite di questo mondo, non voglio assolutamente parlare male di loro, ma lasciano il tempo che trovano. Se poi se perdo Spalletti, se perdo Kim, se perdo tutti i senatori di questa squadra e li rimpiazzo con dei calciatori che ad oggi hanno dimostrato ancora di non essere pronti nonostante i grossi investimenti, è chiaro che per me la colpa è per forza da ditare alla società. Ci salutiamo, Simo, con un'ultimissima: ritorno di Osimhen quanto sposta da solo al di là del cambio di panchina? Dovrebbe quantomeno spostare. Osimhen in questo momento il Napoli non può fare nient'altro che aggrapparsi a Calzuna e Osimhen, che potrebbero essere un po' i nostri Batman e Robin questa sera, o almeno è quello che è l'auspicio dei tifosi. Il ritorno di Osimhen è sicuramente fondamentale in questo momento storico, fermo restando che dal punto di vista della gestione poi ci sarebbe da aprire un capitolo a parte. Resta sbagliata anche la gestione Osimhen, ma non lo scopro io di certo, lo sappiamo già tutti e sotto gli occhi di tutti. Aggrapparsi a un calciatore che tra due mesi, andrà tre mesi, andrà via, lascia un po' il tempo che trova. Poi Osimhen è fortissimo, sono sicuro che da qui a fine campionato metterà in mostra tutte le sue qualità e trascinerà la squadra come sempre fatto in questi anni, però insomma servirebbe qualcosina in più per, secondo me, per risollevare la testa e per concludere il campionato a testa alta. Intanto c'è la lista dei convocati e ci salutiamo con questa ultim'ora, Simo, perché c'è chiaramente Osimhen, ma manca Ngonge per un problema muscolare, chiaramente era già nell'area dopo essersi allenato per un risentimento nell'allenamento di vigilia, quindi l'ex Verona mancherà tra i convocati di questa sera. Simo, buon lavoro, grazie ancora. Grazie a voi ragazzi, vi mando un abbraccio forte e un saluto a tutti gli ascoltatori a casa. Ciao Simo. Grande, grandissimo abbraccio al grande Simone Guadagno, fantacalcio.it. Entriamo nella nostra ultima fermata tra 60 secondi. Speciale Napoli che entra nella sua ultima fermata, ricordando Gennaro Di Finizio, Telegrab Italia, con me in studio, anche un po' la notizia dell'ultima ora: i convocati di questa sera, c'è Osimhen, questa è una bellissima notizia per tutti i tifosi del Napoli,
Manca Ngonge, che invece ha avuto un risentimento muscolare nella giornata di ieri e quindi continua ad allenarsi a parte, evidentemente consapevole anche Calzona che oggi avrebbe avuto meno spazio magari nelle sue rotazioni, preferisce non rischiarlo perché può tornare più che utile nella gara di Cagliari. È un ragionamento corretto. E il ritorno di Osimhen è di sicuro la notizia che tutti quanti aspettavamo, ma che era chiaramente una notizia non, al di là dell'essere scontata, però era una notizia che chiaramente i tifosi aspettavano anche di poter per poterne parlare. Stasera Osimhen sarà, diceva prima Simone, Batman e Robin. Beh, capi adesso chi è Batman e chi è Robin. Calzona sarà Batman per una questione di età un po' più grande. Assolutamente. Anche se buono. Poi Victor porta la maschera, però è nera. Robin in alcuni casi la porta. La ricorda. Alcuni... Speriamo davvero questa possa essere, ecco, una premonizione quella di Simone Guadagni. Facciamo tanti auguri di buon compleanno al nostro Giovanni Annunziata. Giovanni, buongiorno, tanti auguri. Ciao Alessandro, ciao a tutti, grazie mille. Compleanno di lavoro verrebbe da dire, perché comunque questa sera si farà tardi con Napoli-Barcellona, una gara che arriva già carica di temi, no? Perché poi ieri abbiamo sentito anche in conferenza stampa un emozionato, visibilmente emozionato, ma adrenalinico, quindi nel senso positivo della parola, Francesco Calzona. Ecco, come hai trovato il nuovo tecnico del Napoli, soprattutto come hai trovato anche l'ambiente in risposta al nuovo tecnico? Sì, le parole sono sicuramente belle, è stata una conferenza stampa che ha tirato fuori un po' di emozione, diciamo, da Francesco Calzona. Ci sono un paio di passaggi che sono veramente tanto importanti. Mi ha colpito tanto quando ha parlato, diciamo, del suo tragitto, di quando è arrivato in tangenziale e si è emozionato. Quindi questa è già una cosa che scuote un po' il pubblico napoletano. Non può restare indifferente una frase del genere. Bello anche quando dice che questa squadra è il Napoli, non hanno paura di nessuno. Ok, di fronte ci sarà il Barcellona, uno dei club più importanti al mondo, con un top allenatore, però comunque questo è il Napoli e non va in campo per un pareggio, non si accontenta di nulla, va in campo per vincerla questa partita. Solitamente in Champions si possono anche provare a fare un po' di calcoli, soprattutto se le cose come in questo momento non stanno andando perfettamente, però non è il caso del Napoli, perché Calzone è stato parecchio. Mi sa che forse abbiamo un attimo perso il collegamento con il nostro Giovanni. Proviamo un attimo ad attendere, altrimenti proviamo anche con l'ausilio della regia a recuperare il collegamento, perché poi chiaramente bisogna anche continuare nelle more del ragionamento di Giovanni e anche poi, no, Gennaro, nell'avvicinarsi a quello che chiaramente è la partita contro il Barcellona di questa sera. Giovanni, ti abbiamo perso per qualche minuto, non so se adesso ci senti forte e chiaro. Io vi sento perfettamente. Ti abbiamo perso sulle ultime battute della tua prima risposta. Sì, parlavo chiaramente della questione tangenziale che è stata molto molto bella, parlavo anche della questione Napoli non è una squadra che va in campo per pareggiare questa partita, non si accontenta del pareggio. Allora questa è anche una risposta bella che ha dato in un certo senso, perché il Napoli, nonostante tutte le difficoltà, comunque resta una squadra forte che questa sera scenderà in campo per fare la partita, per cercare di vincerla. Lo stesso Calzona poi ha ripreso un po' quello che è il suo passato, perché ha parlato di Francesco, però soprattutto ha parlato di Sarri, di Spalletti, delle influenze che hanno avuto questi allenatori che possono sembrare molto simili, però hanno chiaramente metodi di lavoro differenti, ma l'idea è quella di fare calcio. E lui proprio, lo stesso Calzona, ha detto che se non dovesse riuscire a dare un'identità al Napoli, allora significherebbe che il suo lavoro
non è stato fatto bene, che sarebbe stato un fallimento, come lo ha definito lui. Quindi, per quanto riguarda le parole, sicuramente si parte da una buona base, perché la conferenza stampa di ieri ha visto un allenatore convinto, concentrato, motivato, consapevole di quello che doveva andare a fare, che vuole partire proprio dalla partita complicata come quella di stasera per... Però mi sa che abbiamo di nuovo riperso il collegamento col nostro Giovanni. Provi un attimo a recuperarlo un'ultima volta, altrimenti andiamo avanti anche con la nostra scaletta, chiaramente anche per ricordargli e rinnovargli i nostri auguri di buon compleanno. Proviamo adesso, non riusciamo a ricontattare il nostro Giovanni, allora in privato poi al limite gli faremo gli auguri di buon compleanno. Jenny, ecco, diceva Giovanni dell'importanza anche della partita, dell'importanza anche di quello che significa in questo momento Napoli-Barcellona. Torniamo un po' alla prima domanda che ci siamo fatti nel corso della prima ora. Quanto è importante presentarsi alla prossima stagione con un Napoli ai quarti di finale, quindi al Mondiale per Club? Un Napoli che ha di nuovo un'identità, un Napoli che è di nuovo in corsa per il quarto posto, perché che sia Calzona o meno serve un altro appeal per questa squadra, serve un altro appeal a questa società per andare ad inseguire Totta allenatore sul mercato. Innanzitutto faccio anch'io gli auguri a Giovanni, anche se l'abbiamo perso. Sulla questione dell'identità, ieri Calzone è stato chiarissimo, ha detto: se io non dovessi riuscire a dare un'identità a questa squadra, per me sarà un fallimento. E questo anche comunicativamente parlando è qualcosa di fondamentale, perché a questa squadra manca esattamente questo. Poi, per rispondere alla tua domanda, mi ricollego a quello che ha detto prima Marcello Altamura, ovvero la grande pecca o la grande paura che adesso si respira in casa Napoli è proprio la mancanza di progettualità e la mancanza, almeno l'apparente mancanza, perché poi hai visto mai che il presidente De Laurentiis sotto banco sta già muovendo le sue carte? Questo ancora non lo sappiamo, al momento quello che sembra è che il Napoli navighi maledettamente a vista, e questo è un grande problema, è stato un problema per tutta questa stagione e chiaramente può rappresentare un problema per la prossima se non si deciderà di invertire la rotta. E io lo dicevo anche l'ultima volta che sono venuto qui a Radio Punto Nuovo, serve senza dubbio serve rivedere la struttura organica societaria del Napoli, secondo me anche un po' quello che ha limitato il raggio d'azione di questa squadra nel mercato, nella scelta dell'allenatore, nel rapporto tra allenatore, giocatore e società, con rispetto sempre per il direttore Meluso, ma non ne è detto nemmeno che la colpa sia di Meluso. Credo che serva semplicemente strutturare meglio un organigramma che ad oggi io credo sia ancora un po' deficitario in alcuni punti. Ieri ci diceva Fabio Lupo ai nostri microfoni, direttore sportivo, soprattutto grande amico di Mauro Meluso, che un po' lo difendeva, no? Diceva sì, però lui è arrivato a stagione in corsa, è difficile prendere decisioni durante un campionato che già parte. Magari quest'anno De Laurentiis può imparare da una cosa, cioè ovvero che a voler prendere tutte le decisioni a volte si sbaglia. Ma è il grande problema, nel senso, il presidente De Laurentiis si è sempre dimostrato lungimirante nelle scelte, nei movimenti di mercato, anche nel sapersi muovere proprio sotto banco, un po' meno secondo me sotto il punto di vista comunicativo, però una delle sue pecche è quella e lui lo rivendica, non è che ci stiamo raccontando favole, lui stesso a rivendicare il fatto che spesso è un accentratore sotto il punto di vista delle decisioni, però nel calcio sta roba non sempre ti ripaga, perché serve anche in certi momenti delle gare, serve che ci sia qualcuno che lavori con la squadra, qualcuno che chiaramente rappresenti la società, e questo qualcuno non può essere sempre Aurelio De Laurentiis, serve dare ad altri personaggi delle responsabilità
importanti, non ecco apparenti, e sicuramente il presidente da quest'anno avrà imparato qualcosa sotto questo punto di vista. Anche perché poi l'anno prossimo bisogna ricostruirlo questo Napoli. Però restiamo sul presente. Allora, gli ultimi minuti, Jenny, ce li ritagliamo un po' su delle monografiche, mettiamo su delle fotografie di questa sera. Uno su tutti, Kvitsa Kvaratskhelia. E sì, a proposito di Batman e Robin, di Salsiccia e Friarelli, due che si trovano e si ritrovano come vogliono. Sarebbe bello che però questa sera si ritrovassero come sanno. Adoro la metafora con la salsiccia in Friarelli. Ma sì, guarda, Kvaratskhelia, tra l'altro, dobbiamo dirlo, è uno che ha pagato molto l'andamento negativo della squadra, perché poi è uno di quelli che ci ha provato, che ci prova sempre, è uno che in campo può fare la differenza, anche se poi le altre squadre, diciamocelo, hanno un po' imparato a gestire Kvara. Mazzari ha cercato di trovare delle varianti, magari mettendolo in altri punti del campo, però è chiaro che poi con Osimhen il discorso cambia, perché i due, ecco, mociule come la salsiccia e Friarelli, vanno un amore insieme. Di sicuro questa può essere una chiave importante per la partita del Napoli. E tra l'altro, leggevo prima, non soltanto, diciamo, perché qualcuno me l'ha sottolineato, non soltanto Ante Budimir, c'è anche un altro giocatore che ha fatto più gol di Lewandowski quest'anno con il Barcellona, sempre vecchia conoscenza del calcio italiano, che Borja Mayoral. Pazzesco. Quindi veramente vuol dire che davvero lì ci sono dei problemi. La passione per le statistiche di Gennaro Di Finizio. Ma sì, perché poi sono interessanti. Tra l'altro, come è anche interessante notare che non soltanto nei numeri, ma anche nella pressione mediatica ci sono problemi in casa a Barcellona. Ieri De Jong è stato eclatante, è stato rivelatore sotto questo punto di vista. Per cui il Napoli non sta messo bene, il Barcellona altrettanto, proporzionalmente parlando potremmo dire che stanno più o meno in situazioni paragonabili, per cui stasera davvero è una partita, direbbero gli scommettitori, una partita da tripla. Vediamo quale delle due squadre riesce a mettere in campo la mentalità più solida e più vincente poi in questo caso. Con me riesci a vedere anche il timer che hai sullo schermo davanti. E allora noi, quando entriamo negli ultimi due minuti, solitamente salutiamo con un pensiero finale, non del professor Bellavista, solitamente ce lo dà Giovanni Annunziata, oggi lo chiedo a te nelle sue veci. Ma un pensiero filosofico? Finale, filosofico anche, ma soprattutto finale. Ma, guarda, al momento mi viene in mente una frase che è un po' un mantra che io uso spesso, una frase che viene da Lost, che forse gli amanti delle serie TV conoscono: si vive insieme o si muore da soli. Questo Napoli forse ha lavorato molto in maniera, ecco, individualista in alcuni momenti della stagione, non c'è stata coralità sotto questo punto di vista, e nel calcio invece ci insegnano tutti che il gioco di squadra è importante, stare sul pezzo insieme è importante. Spalletti ci è riuscito in una maniera così amorevole, così, ecco, precisa, puntuale, a costruire un gruppo vincente che poi alla fine è arrivato lo scudetto. Rudy Garcia non ci è riuscito, perché poi l'abbiamo visto anche con le reazioni di Kvara, con le reazioni di Osimhen, e Mazzarri nemmeno, perché forse Mazzarri non è riuscito a tendere l'orecchio su quelle che erano le necessità di questa squadra. Ciccio Calzona, secondo me, l'ha capito questo: identità, collettivo, coralità, queste sono le parole chiave per quest'ultimo ciclo stagionale di questo Napoli. Jenny, grazie mille davvero per essere stato dei nostri, fisicamente e mentalmente. Grazie a voi ragazzi, un buon pomeriggio a tutti. Grande, grandissimo abbraccio a Gennaro Di Finizio, Teleclub Italia, che è stato nostro ospite quest'oggi durante Punto Nuovo Sport. Da Alessandro Montano è tutto, vi rimando a domani alle 13 con Punto Nuovo Sport, alle 19 tornerà però Lo Sport con Campania in Campo, oggi a cura di Pietro del Concili. Detto questo, vi lascio alla buona musica di Radio Punto Nuovo, a tutto il nostro pomeriggio. Ciao!